Eccoci qui in diretta da Villamare, ci stiamo preparando, è il caso di dire, per questa nuova puntata e questo sabato 23 agosto, penultimo sabato di questo agosto 2014, quindi abbiamo ancora una settimana da vivere insieme. Difatti sabato 30 chiuderemo questa finestra sulla stagione estiva in diretta da Villamare, quindi questa finestra con il TG Estate, che come sempre ormai da anni ci consente di stare insieme a voi parlandovi di manifestazioni, quelle che servono e che vengono organizzate per animare le serate di quanti decidono di trascorrere le vacanze lungo la costiera cilentana e anche in Lucania. Ringrazio come sempre il pubblico che continua a seguirci con affetto. Un salutone particolare a quelli che se ne stanno stravaccati, è il caso di dire, sui divani e a pensare: ma guarda quel, ma chi te lo fa fare di stare sotto il sole insieme alla tua troupe? Ci fa piacere invece starci, perché sappiamo bene che è un servizio utile e che con questo nostro lavoro riusciamo a dare una informazione a quanti appunto non sanno che cosa c'è sul territorio tutte le sere. Detto questo, oggi vi parleremo di Negro Festival, una rassegna che parte questa sera a Pertosa. Poi vi mostreremo anche le immagini relative ad una mostra che è stata allestita nella Certosa di Padula, che racconta un periodo, un'esperienza vissuta dalla Certosa di Padula durante la Prima Guerra Mondiale. Non mancherà l'angolo gastronomico curato sempre con gusto dalla nostra Francesca Pellegrino, e poi andremo ad Agropoli per visitare questo porto, il più grande della costiera cilentana. Ma iniziamo parlando del Villamare Film Festival, Festival in programma da mercoledì prossimo fino a sabato 30 agosto. Si prepara quindi questo festival ad occupare la piazzetta di Maria Santissima di Porto Salvo, quella appunto di Villamare, con la sua sala cinematografica all'aperto, ma anche con la sua cucina per i dopo cinema gastronomici, che anche per questa 13ª edizione sarà organizzata per ringraziare il pubblico con gustosi e originali piatti. La prima serata, quella del 27, vedrà i fornelli, i cuochi amici del festival, accompagnati dallo chef Nicola Di Nicuolo, e presenteranno la cucina biomediterranea, mentre il dopo cinema del 28 agosto sarà curato dal Vecchio Frantoio di Stella Cilento, che proporrà il pensiero di Cicerone, ed è stato proprio questo ristorante ad aggiudicarsi appunto l'edizione scorsa del festival gastronomico. Il 20 agosto nella cucina del Villamare Film Festival farà ingresso il ristorante Il Castello di Teggiano. Eccoci qui di nuovo in diretta. Stavamo parlando del Villamare Film Festival. Un ultimo appunto, volevo ricordarvi appunto delle tessere del Villamare Film Festival, che potete ritirare presso la boutique di Luigi Martorelli a Villamare, presso il negozio Emozioni, il negozio di articoli da regalo e fiori che trovate vicino alla chiesa di Villamare. Una tessera che vi consentirà di assicurarvi un posto a sedere nella sala cinematografica del festival, del cortometraggio, che partirà appunto mercoledì prossimo 27 agosto, come ci segnala il manifesto che trovate su tutto il territorio del Cilento e del Vallo di Diano. Andiamo agli appuntamenti invece previsti per questa sera, sabato 23 agosto, sul lungomare di Sapri, nell'ambito della rassegna Sapri anni 60. Questa sera ci saranno i Cugini di Campagna in concerto, un concerto che partirà dopo l'incontro previsto alle 21 con Giampiero Mughini. A San Severino di Centola, per questo 23 agosto, è prevista la quarta edizione della sagra Banchettando alla Corte dei San Severino, mentre Villamare questa sera, ma anche domenica, ospiterà il premio Torre Petrosa a partire dalle 21, e questa sera a Stio Cilento ultimo appuntamento con la sagra dei Cicci Maretati, mentre a Sicilì di Morigerati per questo sabato è previsto alle 21.30 il concerto della banda di Conversano. A Pertosa, per questo 23 agosto, è previsto l'avvio della nuova edizione di Negro Festival. Siamo in compagnia del vice sindaco di Pertosa, Domenico Barba, che ci racconterà, ecco, questa nuova edizione fatta di musica e non solo, è anche una manifestazione che cerca di lanciare dei messaggi. E Negro quest'anno che messaggio vuole lanciare? Innanzitutto saluto tutti, siamo alla 19ª edizione. Da un po' di anni ci accompagna nella direzione artistica Dario Zigiotto,
il nostro direttore, e con lui, insieme a lui, con l'amministrazione, abbiamo deciso che il tema di quest'anno sarebbe stato quello Terre di Mezzo, dove Terre di Mezzo sta a significare una non divisione, perché di solito le Terre di Mezzo sono motivo di divisione, bensì invece quest'anno, noi partendo dalle Terre di Mezzo, vogliamo dimostrare come la condivisione, la commistione culturale possa essere una chiave di lettura per il mondo in generale e per quello culturale e musicale sicuramente. Ecco, come avete pensato di trasmettere questo messaggio? Immediatamente, Terre di Mezzo, visto anche il periodo non molto felice, giusto per usare un eufemismo, della situazione medio orientale, quella israeliana in particolare, palestinese, abbiamo pensato immediatamente a Noah. Noah che ci accompagnerà la sera del 24, salirà sul palco con Miravad. Noah, israeliana, diciamo, d'origine americana di residenza, è italiana d'adozione, quindi è la figura che meglio sfuma i confini e quindi meglio si accompagna e si addice a questo tema, accompagnata da, come dicevo, Miravad, figlia di un medico arabo israeliano e da madre bulgara. Quindi, diciamo, è un momento delicato. Dunque abbiamo parlato del concerto del 24, e invece il 22 e il 25, il 23 e il 25? Beh, si inizia da stasera. Da stasera iniziamo con un vero e proprio omaggio, il nostro Festival di Musica e Cultura Etnica, un vero omaggio alla musica etnica a tutto tondo. Partiamo, noi ce l'avevamo nelle passate edizioni, Antrosuono, si iniziava con degli spettacoli all'interno della cavità delle grotte, quest'anno per delle infiltrazioni d'acqua non abbiamo potuto realizzarlo lì, bensì siamo spostati un attimino più a valle, nella pineta adiacente alle grotte. Si partirà con Luna Vantaluna, gruppo siciliano che ha vinto il premio Andrea Parodi, che si concede a chi si cimenta nella musica etnica. Si passerà poi al palco centrale, dove ci sarà Nicola L'Infante e Super Band, commistione di suoni, si passa dalla psichedelia fino a toccare i suoni popolari del sud Italia, dell'Africa nera, e poi l'apoteosi, per così dire, sarà regalata dai Do Foundation, un gruppo che unisce la cultura anglo, la musica anglo-indiana, e che, giusto per avvicinarmi al mondo tra virgolette commerciale, famosi per aver contribuito, aver fatto la colonna sonora del film di Martin Scorsese, Gangs of New York. Bene, quindi un ricco programma anche per quest'anno. Poi andiamo alla serata conclusiva. C'è la serata del 24, quella di Noah. Sì. Ha una chiave di lettura molto molto bella, che è tutta al femminile, tutte donne sul palco. Si partirà con Antro Extra, con i Meditampuri Project. Poi si partirà con il palco centrale, dove ci sarà il 41esimo parallelo e Pino Ninfa. Praticamente il 41esimo parallelo, ci sarà questa band che proporrà le musiche di tutte quelle nazioni che si collocano sul 41esimo parallelo, Italia, Spagna, Portogallo, Macedonia. E sul palco scorreranno le immagini di Pino Ninfa, che daranno un tocco spettacolare a questo momento, per poi finire in gran bellezza con Noah e Miravad. Passiamo al 25, la serata conclusiva, e lì paghiamo diciamo, il nostro debito con i giovani. Proporremo la banda Bardot sul palco centrale, folk rock, divertimento, oserei dire, assicurato. Prima di loro, sempre sul palco centrale, si esibiranno l'Orage, i quali si sono esibiti sul palco del primo maggio, e che è un gruppo valdostano. Loro, immaginiamo che loro, ponendosi sulle Alpi, riescono a vedere un territorio sconfinato tra Alpi, tra Francia e Italia, quindi anche lì senza confini, soluzione di continuità. E in particolare la vorrei dedicare all'Antro Extra, dove si esibiranno gli Occasional Band, un gruppo che lancerà il suo primo disco, Cambio Strada, ed è composto da ragazzi del territorio, i quali ragazzi sono stati i protagonisti degli anni passati di attività di volontariato che hanno accompagnato l'organizzazione del Negro Festival. E quindi da lì la loro vena artistica si è consolidata in un lavoro musicale, e abbiamo deciso di premiarli e di ringraziarli anche in questo modo. Ecco, la location quale sarà? Beh, la location, voglio dire, delle volte sembrerebbe pleonastico dirla, però le grotte di Pertosoletto, voglio dire, sono un teatro che da fare invidia.
abbiamo uno scorcio di rocce, acqua, verde. Chiunque venga rimane colpito dai rumori, dei suoni, il ruscello sulla destra. Io parlando così immagino, vedo davanti a me quell'immagine, allora c'è il rumore, il ruscello sulla destra, il verde sulla sinistra, la roccia di fronte, la cavità, l'oscurità che incrocia la luminosità del LED. Vuol dire, è una location che le parole potrebbero solamente indebolirla e quindi giusta visione avranno gli occhi chi verrà. Quindi davanti all'ingresso delle grotte? Sì, nel piazzale antistante. Nel piazzale antistante, antro extra, si avvicina all'ingresso delle grotte. E poi ci sono iniziative collaterali? Lo dicevi bene in apertura, Negro non è solo musica, è anche cultura. Penso a Negro Art, una mostra che si terrà nel Museo Mida 2, Museo Botanico. Poi c'è una mostra sempre in zona concerti, noi non siamo superficiali, dove verranno mostrate le foto di tutte le grotte d'Italia. Poi c'è un'altra iniziativa, Negro Libri, un libro sospeso per promuovere la lettura tra i giovani. Ancora, Negro Grotte, chi viene a godere della nostra musica potrà entrare al prezzo eccezionale di 10 euro durante la notte. Quindi sarà aperto fino a tarda notte le Grotte dell'Angelo durante queste tre serate? Per sicurezza e per dire le cose in maniera certa, ci saranno due ingressi, uno alle 21 e un altro alle 22 più o meno, cadenzati. Questi sono più o meno i due ingressi. Poi c'è il gruppo trekking di Pertosa, ormai storico partner nostro, che esibirà un suo stand anch'esso, una mostra riguardante le attività speleologiche che hanno luogo a Pertosa. Infatti lo lancio, primo giugno 2015 a Pertosa e Oletta si terrà un convegno che dal titolo Condivisione dei dati, dove Pertosa per quel giorno sarà la capitale degli speleologi italiani. Si rincontreranno a Pertosa per studiare i dati che vengono fuori da sistema carsici italiani. Bene, insomma, tutto questo a partire da che ora? Si parte alle 20, io suggerisco di venire alle 20, si gusta un buon panino perché si mangia anche, abbiamo un'area ristorante, panini, bibite e poi si prosegue verso l'Anto delle Grotte, ci si gode le mostre e poi si attacca alle 21.30 con Anto Extra, ci si porta giù nel palco, si balla, dimenticavo, dopo ogni concerto c'è il DJ set. Prima sera Luca Aniston, seconda sera in onore delle donne, sempre comunque una DJ donna che viene da Siena, anch'essa, quindi sfondiamo anche qui il confine. E poi la domenica abbiamo Vito De Cast, un DJ nostro, compaesano nostro di Pertosa, che accompagnerà i ragazzi prima di salutarli. Insomma, proprio si devono stancare tutte queste persone che verranno al Negro, cioè o in un modo o nell'altro dovranno affaticarsi. Chi viene, chi è il nostro affezionato ospite lo mette in preventivo, sono tre giorni anche per questo concediamo loro aria e riposo, free camping per tutti, chi viene lì sabato, aria camping attrezzata, gratis e stiamo insieme tre giorni e ci divertiamo. Bene.